piccolissimo disclaimer. Di lamette astraverdi in realtà ce ne sono di tre tipologie. C'è la prima, che era stata praticamente stampata in chiostro sulla lametta e sono state le prime produzioni russe. Dopodiché sono state laserate, sempre in Russia, e vi dico, quelle non mi sono piaciute. E poi ci sono quelle sempre stampate in chiostro ma fatte in India. Quelle che io proverò nel video sono le prime produzioni fatte in Russia e le ultime attuali che ci sono adesso fatte in India. Buon video e dopo ditemi cosa ne pensate. Bye bye. Buongiorno a tutti quanti. Portate pazienza se l'audio è un po' rimbombante, però oggi ci dobbiamo accontentare di questa location diversa dal solito, perché mi sono preso 2-3 giorni di relax, però mi andavo di portare comunque qualcosa di nuovo, di diverso, e quindi facciamolo, no? E ora, prima cosa, rasoietto di Vanity Stock, sono rasoietti economici, sono prodotti in India e vediamo come sono. Allora ve lo dico già, come costruzione, come in rasatura non lo so, lo andremo a provare, però come costruzione e fattura, i tre rasoi che arriveranno su Vanity a breve, ci ho fatto 3 video, secondo me sono fantastici, ok? Dopo li riproveremo insieme, vi mostrerò un'altra volta, però trovate i 3 video sui 3 rasoi indiani che ho fatto, che sono i Romer 7. Comunque anche questi hanno un prezzo basso, perché li provo, perché non tutti si possono permettere di spendere 40, 50, 100, 200 euro per un rasoio, quindi c'è anche chi vuole magari spenderne 20 e avere comunque un rasoio magari che ha le capacità di un rasoio da 40 o da 50. Non dico da 150, 200, magari sono un'altra cosa anche come fattura, come materiali, però ci sono rasoi da 40, 50 euro che magari, come un Miele R41 o l'R89, che si può magari trovare un degno sostituto a metà prezzo, perché non provarlo? Nello stesso tempo andremo a provare, faremo metà barba con una lametta e metà con l'altra. Astraverde, io le ho già tolte per comodità, quindi prima metà barba, quella russa che l'ho già montata, e dopo andremo a provare quelle nuove che sono quelle fatte in India. Quindi prima erano fatte in Russia, adesso sono fatti in India. Vediamo come sono, qual è la differenza. Ve lo dico, a me le astraverde non piacevano prima, non, probabilmente non mi piaceranno neanche adesso, quindi è una valutazione così alla... perché non provarlo, ecco. Tra l'altro le lamette sono molto soggettive, quindi magari a me fanno pietà e a voi piacciono. Quindi prendete la cosa come una cosa proprio totalmente soggettiva. Invece vediamo che sensazione mi dà il rasoio. Ci andiamo ad abbinare un saponcino australiano, quindi il Squadron The Warden. Profumazione molto buona, non ho letto la piramide olfattiva e sinceramente non riesco neanche a spiegarvela. È una profumazione buona, buona, non mi so dire altro, cioè non riesco proprio a darci una definizione, sono sincero. È una profumazione buona, a me mi sa un po' di pulito, è un anno che ce l'ho lì, quindi chissà, anche bisognerebbe sentire l'aftershave per capire. Non ho l'aftershave, ho avuto un set però aveva una profumazione troppo vanigliata e quindi non mi faceva impazzire, tipo tabacco e vaniglia di Tom Ford. In questo caso comunque profumazione molto molto accattivante, mi piace, non ve lo so spiegare, quindi non mi metto neanche. Se lo trovate in giro, leggete qualcosa, dopo me lo direte voi. Tra l'altro c'è anche un leggero retro gusto di tallo, abbastanza leggero, ve lo dico, per avere un anno che è proprio leggero, leggero, però un po' c'è. Altra cosa che andremo a provare oggi è un ciuffetto della Yaki, eccolo qua, Chubend. Allora, perché vi sto portando, tra l'altro è incollato anche leggermente storto, però non importa, perché vi sto portando anche questi pennelli della Yaki? Però spuzzacchia un po', ma non importa, bisogna farli sempre 2-3 montaggi a vuoto, io non ce li ho fatti e do giusto un colpetto così. Allora, perché vi sto portando anche i pennelli della Yaki? Voi lo sapete, non lo nascondo, almeno chi è anche nel gruppo, non è un marchio che a me
tra virgolette fa impazzire, però vi porto sempre a robe di altissimo costo, di rasoi super top, saponi top, tutto quanto super super, però ragazzi c'è anche chi si vuole godere delle rasature comunque degne e buone, ok? Però non ha la possibilità o anche la voglia di spendere o di investire troppi soldi nella rasatura, e la barba ci si può fare senza nessun problema, e anche magari provando delle cose che non sono a livello di, ma che comunque fanno bene il loro. Allora, gli acchi bisogna dargli atto di una cosa: non sono la perfezione, non sono ste sensazioni uniche, non sono sempre all'avanguardia sui ciuffi, sui manici, su questo, su quello, però i prezzi sono comunque molto abbordabili. E vi posso dire che anche, adesso non so se posterò prima questo o l'altro video che ho fatto, ho provato anche un sintetico, e ragazzi miei, bisogna dare atto del fatto che lavorano bene, cioè fanno benissimo il loro lavoro e il prezzo è alla portata di tutti. Quindi bisogna anche pensare a questo. Adesso vediamo com'è il Q-Band, che sono curioso. Logicamente Yaki è qua, Boti è qua, cioè ci sono vari scali, però anche il costo finale quando andate a comprare il pennello, la differenza c'è, quindi è inutile nascondersi dietro un dito. Più paghi, più hai, però può essere anche che uno, non spendendo cifre enormi, si possa godere comunque un prodotto che funzioni bene. Questo è il punto. Tra l'altro, sono riuscito anche, parlando un attimino con la produttrice, avere uno sconto del 15% per chi fa il mio nome. Quindi se voi andate su AliExpress, scrivete in chat, fate il mio nome, Yared Oldratti, vi farà un 15% di sconto su quello che andrete a comprare, che male non fa. Quindi già avete i prezzi buoni. Magari potete usare, perché anche loro fanno delle cosine anche belle e carine, non è che sia tutto. Ecco, questo qua è un nodo 24 che tra l'altro sta lavorando anche bene, abbastanza bene. Fa un po' fatica a tirare sul sapone, ma il sapone è diventato molto duro e quindi bisogna prelevare un po' di più. Cosa volevo dire? Avete la possibilità di avere questo sconto del 15% e quindi perché non approfittare anche di questa opportunità? Io non ci guadagno niente, quindi ve lo sto dicendo, nel senso, sono riuscito a portare a casa sta cosa, mi fa piacere condividervela e basta. Dopo non lo nascondo che ragazzi, quando provate un ciuffo Boti Silvertip di montagna o un N3C, ragazzi, capite che prestazioni, anche qualità di componenti, ma tutto sono di livello, anche se anche Boti devo dire che con l'incollaggio di ciuffi qualche bel errorino l'ha fatto, io gliel'ho detto e spero che sistemino la cosa. Ecco, sono sempre disponibili col servizio cliente, per carità, si comportano bene, sono bravi, però devono anche imparare a lavorare. Ecco. Tutti quanti in modo un po' più preciso, ecco. Però è logico che più pezzi fate e meno pagate, va un po' di automatico, in automatico, che non vi potete aspettare pezzi di fattura stra precisa e perfetta. Però ragazzi, è importante che siano funzionali. Ad esempio vi dico, ma io li avevo già provati tempo addietro, quindi non è che sono una novità, però mi fa piacere anche riportarvi che anche sto tasto Q-Band, ragazzi, lavora molto bene. Cioè, se uno vuole provare un tasso, piuttosto di prendere anche su Amazon certi marchi strani o anche questi ciuffi tipo Mule o robe un po' strane così, con tassi neri, con Best Berger che pungono, che grattano, cioè spendete magari 30 euro, 35 euro con un ciuffetto come questo, già questo, cioè, vedete come lavora. Vi fa già gustare che cos'è un tasso, non punge in viso, fa un bel massaggio, lavora molto bene. Lavora molto bene, se cioè per il suo prezzo, secondo me, lavora molto bene. Vediamo questo saponcino australiano, inci molto semplice,
pochi altri ingredienti, sì, potassio, idrossia vegetale, glicerina, lanolina, fragranza, basta, non c'è quasi niente praticamente. Olio di cocco per la saponificazione, non c'è quasi niente. Quindi un semplice sapone al taglio, con profumazione. Vediamo un po'. Rade. Perché a dirvi la verità, cioè se dovete partire con la rasatura tradizionale, o vi prendete un King, che però rade veramente pochino, cioè ci vuole, sembra impossibile, ma bisogna avere un po' mano perché devi fare più passate, quindi potreste andare a ritarvi, magari trovare quella mezza via, però per chi comincia andare a investire già 40-50 euro per un rasoio, secondo me sono troppi. Perché piuttosto come secondo step uno si prende l'italico, si prende qualcos'altro. E allora investe qualcosina in più. Ecco, vado già, mi insapono già da sta parte e faccio anche il contropelo. E dopo passo di là con l'altra lametta. Tanto per vedere le sensazioni, non sto qua oggi a ricercare chissà che effetto in viso. Ora tanto per capire un po'. Rasoio che rade, testina simil. Era 89 più o meno. Comunque non mi sto trovando male questa straverde qua. Io è una vita che non le usavo, vedete, magari nel tempo. Però mi ricordo che quelle iniziali non mi dispiacevano, cioè le usavo, invece quelle dopo che ho provato dopo sono stato molto deluso. Adesso andiamo a riprendere un pelino il montaggio di qua e cambierò la lametta. E andiamo a vedere come va. Comunque il ciuffetto non male, ragazzi, il ciuffetto non male, non male. Questo come rasoio è un simil di quello che dei tre che tra virgolette mi è piaciuto un pochettino meno a me, è un simil di quello tutto quanto cromato, quindi che non ha la testina tipo bronzo, rose gold come la chiamano loro, e nemmeno quello tipo testina R41, quindi è quello sempre un po' più simile a R89. Solo che quello si assomigliano molto, devo dire la verità. Questi due qua si assomigliano molto. Allora, la differenza è già enorme, cioè quale la meta adesso tende a vibrare. Quindi Russia tagliano molto di più. Vediamolo il contropelo. Però si sente proprio che tagliano meno, che tagliano meno le lamette. Si lasciano anche proprio più barba quando passi. E dopo, ragazzi, cioè bisogna contare anche questa cosa qua. Tante volte è vero, il rasoio può fare la differenza, però ci dovete mettere anche una lametta degna, cioè
sono il rasoio come un Tatara Masamune. Se non ci mettete una lametta veramente efficace, rischiate di fare mille passaggi e non arrivare al risultato. Quindi, cioè, su un rasoio la lametta vuol dire tanto. È anche vero che non devo per forza comprare un rasoio che è limitato dalla lametta, perché non è una cosa bella neanche questa, però. Quella è una scelta che uno può fare dopo eventualmente, però quando ho comprato un rasoio bisogna anche trovare o un elemento universale come è per me la Natchet, o se no l'elemento comunque più adatta al tipo di rasoio, perché è quella dopo che va a tagliare in viso, e quindi dovete trovare nella mente che funzioni bene. Comunque il sapone è semplice, è proprio il classico tallovatone, molto protettivo. Profumazione durante l'utilizzo è sparita completamente, cioè si sente così buona quando la usavi così, però durante l'utilizzo, mi dispiace, ma è sparita completamente. Ecco, rimane il sapone comunque con una buona protezione e scorrevolezza. Post rasatura vediamo alla fine. Io li ho presi quella volta su Top of Chain o Stonefield, quindi siti canadesi, perché dall'Australia è un casino enorme, e qua c'avevo io penso un peletto incarnito, un brufolo, un qualcosa. È una tragedia nell'Australia far spedire roba. Comunque fa proprio schifo. Sta la metà qua, nel contropelo non radeo. Oh. Cioè si pianta, devo spingere per tagliare. Massacro. Veramente. Le vecchie Astra 100%. Boh, basta, non andrò a insistere, non andrò a fare altro, comunque è uscita una rasatura decente. Astra Made in India no. Per me assolutamente bocciate. Quelli in Made in Russia una buona lametta, devo dire la verità. Addirittura non me le, siccome era una vita che non le riprovavo, adesso comunque c'ho anche dai primi tempi, anche perché era dai primi tempi. Una lametta che adesso sarebbe abbastanza degna, dico la verità. Non che mi fa impazzire come altre, però è una lametta che si fa usare. Ecco, adesso quelle indiane proprio zero. Per me zero. Bene, quindi vi ho detto, a chi fa piacere provare qualche ciuffetto Yaki, vi dico il Chubend è veramente un ciuffetto degno. Fatemi un po' di montaggi perché puzzacchia un po'. Però ragazzi, se li trovate un qualche sconticino, in più con sconticino che vi do io qua e là, insomma è un ciuffo che io, secondo me sui 35 euro col manico, 40 euro, adesso non so neanche quanto i prezzi di preciso, perché tante volte prendo, dopo mi dimentico, passano mesi, tutte le robe, il sapone, quanto mi dico l'ho pagato, l'ho comprato un anno fa, è un bel ciuffetto. Degno per chi vuole provare a cominciare con un Chubend, e dopo magari può fare un upgrade e prendersi qualcosa di alto livello, però già questo funziona bene, come tasso funziona bene, cioè non gli si può dire veramente niente. Comunque ho metà faccia distrutta e l'altra metà perfetta, stesso rasoio solo cambiando la lametta, quindi capite che come aftershave, per chi sa la storia sa anche che marchio è. O magari chi riconosce la boccetta, per me è un marchio che purtroppo non esiste più,
delle grandissime potenzialità, ma che secondo me si è bruciato per orgoglio. E quindi, come mi dispiace, ma per me la rasatura tradizionale ha a che fare anche con il rapporto comunque con le persone e anche il rispetto di chi acquista e spende molti soldi per i prodotti. Profumazioni comunque questa fantastica. Bene ragazzi, purtroppo manca tutto il resto. Cosa vi devo dire? Se volevate sapere questa storia, sulla playlist trovate spiegazioni e considerazioni. Ho fatto un video per chi magari sa o non sa, ci dà un'occhiata. Chi non lo sa, non importa, va bene così. Comunque ragazzi, mi sono fatto una gran bella rasatura. Il sapone, degno. Allora vi dico, non è un sapone che mi fa dire correteci dietro, dovete provarlo per forza. Vi capita su un sito a buon prezzo e magari vi va di provarlo, non rimarrete delusi. Post rasatura non fa impazzire, è un post rasatura che richiede comunque un aftershave, però protezione e scorrevolezza buona. Profumazione, io ne ho provate un paio, non sono male, anche qui niente che di indimenticabile, però fa il suo. Chat, Yaki, Oltrati Yard, avete il 15% di sconto. Se volete provarvi qualcosa, li provate. Ve l'ho detto come la penso, per me Boti costa di più, ma siamo su un alto livello. Però, come Chubendu o anche tipo i sintetici, se li trovate a buon prezzo, il loro lavoro da montare il sapone e comunque come sensazione in viso non sono male. Quando provate logicamente cose che costano il doppio o il triplo, scegliendo nel modo giusto le cose che vi ho già portato e tutto, ecco, sapete già che la differenza c'è, non è solo questione di prezzo, però è bello che ci sia la possibilità di scegliere. Questo rasoietto com'è? Questo rasoietto non è malaccio, non mi dispiace per niente. Quindi se uno vuol cominciare con la rasatura tradizionale, secondo me può cominciare con questo qua. Lo trovate su Vanity Stock, sono questi marchiati Vanity Stock, questo col manico nero, non mi ricordo adesso la sigla e il nome, è un rasoietto che non è male, anche quello nuovo che arriverà indiano, comunque siamo su sto livello qua, per cominciare va bene. Se dopo però uno vuole un rasoio proprio che spinga, io sceglierei altro, ecco, però costa meno di 20 euro, avete che sconto sempre sui link sottostante del 20% ragazzi su tutto lo store fisso con il codice, usate il mio link e mi date anche un sostegno, avete il 20% di sconto, è un rasoietto che si può tenere in considerazione, ecco. Come fattura vi ho detto, quelli che arriveranno secondo me sono un passo sopra, però non è malaccio e il suo lo fa egregiamente. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!